Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questi motori della FlyWoo. Si tratta del robo 1202.5, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo 4 motori, 4 set di viti ed uno sticker. Per quanto riguarda le viti ne abbiamo 4 corte per fissare il motore al frame e 2 lunghe per bloccare l'elica. La filettatura è M2. La lunghezza delle viti ci permette di fissare agevolmente il motore anche su frame da 3 mm di spessore. La serie Robo copre una grande varietà di motori, dai più piccoli 0802 ai più grandi 2207. Io ho scelto i 1202.5. Di questa versione ce ne sono 2 modelli, 5500 kW compatibili con lipo da 2 a 4 celle e 11500 kW compatibili con lipo da 1 a 3 celle. Il mio suggerimento comunque è di prendere 11500 kW per lipo da 1 a 2 celle e 5500 kW per lipo da 3 a 4 celle. Io ho preso la versione da 11500 kW, devo ancora decidere se li userò su una build con lipo da 1 o 2 celle. Passando al motore, la prima impressione è di avere tra le mani un prodotto rifinito e di qualità, vediamolo più nel dettaglio. Nella parte superiore notiamo questi 4 fori che servono per bloccare l'elica. Visto l'elevato numero di giri che raggiungono questi motori, il mio consiglio è non rischiare e usare sempre le viti. L'albero motore ha 1,5 mm di spessore, di conseguenza vi servono eliche con foro da 1.5. Passando alla parte inferiore notiamo come la campana sia fissata tramite clip. Purtroppo su motori così piccoli non è possibile usare la vite, ma comunque la clip mi sembra piuttosto grossa e non dovrebbe saltare via tanto facilmente. I fori sono da 9x9 mm, lo standard su frame da 2 e 3 pollici. I magneti sono abbastanza vicini allo statore e mi sembrano tutti irregolari. I cavi sono in silicone da 28 VG e sono lunghi ben 15 cm. Di sicuro non ci saranno problemi a sistemare questi motori su frame con braccetti lunghi, come ad esempio i Nano Long Range. Il peso è di 4,9 grammi. A questo punto è venuto il momento di testare i motori con l'RC Benchmark 1520. Ho qui una selezione di 3 eliche che possono essere usate tranquillamente con questo modello. Ho una 1935 per micro da 2 pollici, una HQT65 per micro da 2 pollici e mezzo e una Bipala 3020 da 3 pollici sempre dell'HQ. Eseguirò il test con queste CNHL2S70C. Ed eccoci ai risultati dei test, e una cosa che si nota subito sono i valori di efficienza che si mantengono piuttosto bassi per tutte le eliche. Questo mi lascia supporre che i motori non siano particolarmente indicati per lipo da 2 celle. D'altronde 11500 kW è un valore che solitamente si trova abbinato con lipo 1S, mentre con le 2S troviamo spesso 8000-8500 kW. I valori più bassi comunque si registrano con l'elica da 2 pollici, in effetti 1202.5 non mi sembra la misura ideale, in quanto con queste eliche sarebbero da preferire degli 1103 o più piccoli. Meglio invece le due eliche HQ, con queste i valori di efficienza sono sì bassi, ma non così bassi come quelli delle eliche LED Arc. Per quanto riguarda la spinta si nota una buona progressione tra i valori di gas al 50, 80 e 100%. Un'altra cosa da rilevare è il consumo di corrente, che al 100% supera i 10A con tutte le eliche. Per questo motivo consiglio ESC come minimo da 12A, visto che comunque il consumo a banco è sempre maggiore di quello reale.
Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, e sicuramente una cosa da valutare è con quali lipo userete questi motori. Di sicuro le 2S danno buone prestazioni, di contro però si ha una bassa efficienza, che si traduce inevitabilmente in tempi di volo più brevi. Purtroppo le batterie più piccole che posso usare con l'RC Benchmark 1520 sono le 2S. Mi sarebbe piaciuto poter testare questi motori con una singola 18650. Questo perché a mio parere questi motori sono ideali per lipo a nacella abbinati ai leak da 3 pollici, come le 3020 che ho usato nel test. A questo punto sono molto orientato ad usarli proprio su Nano Long Range, che dovrebbe essere l'applicazione ideale per questi motori, quindi tra poco vedrete una nuova build qui sul canale. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione dei FlyWoo Robo 1202.5. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.